Inchiesta allenatori, questa è una puntatina carina. Mattia Pagani, Fragliavella Peschiera del Garda e Adriano Juancardi, ex campione europeo Optimist e adesso timoniere di 4.20, di già ottimi risultati, poi ne parliamo, ma fai anche l'allenatore, questa è la verità. Cioè hai cominciato un po' a fare da chioccia a qualche bambino dell'Optimist. Diciamo che quando ho tempo e non faccio allenamento 4.20 vado con Paolo Mariotti a vedere un po' la situazione in Optimist. Poi anche con Claudio De Martis della CD Sail ho un po' di agganci e anche con lui vediamo le vele e alleniamo gli allievi appunto con la vela CD Sail. Quanti anni hai, Adriano? 16 anni. Allora, 16 anni, hai appena lasciato l'Optimist, il primo anno in 4.20, no? Quali sono le tue prime impressioni di avere Fiocco, Spinnaker, Prodiere con cui insomma avere a che fare? Beh, i primi mesi era un po' difficile l'ambiente, dovevo un po' organizzarmi, però adesso sono entrato in sintonia con la barca e diciamo un nuovo compagno e dopo un anno siamo già in ottimi livelli per le qualificazioni del mondiale e dell'europeo. Capito, allora 16 anni, fino a un anno fa andava in Optimist, adesso c'ha le idee chiarissime. Già sta per vedere, già vede nel mirino mondiale europeo di 4.20, c'ha, come ha detto, c'ha degli agganci per seguire alcune velerie. Veramente, cioè, questo è proprio pane e vela, eh? Sì, sì. Bravo Adriano. Mattia, tu che ne pensi? Lui è un po' un esempio, un prototipo di prodotto di, insomma, magari di eccellenza particolare, non tutti fanno questo tipo di percorso, però dici un po' invece la tua storia, cosa succede a Peschiera, quanti ragazzi hai qui alla selezione? Allora, Peschiera è un circolo che si è lanciato nell'Optimist, tra virgolette, ad alto livello, perché prima si è lanciato da poco, prima faceva un'attività più base. Da quando sono arrivato abbiamo cercato di innalzare il livello dei ragazzi e portarli al pari dei top che ci sono in Italia, visto che qui abbiamo Adriano, abbiamo Marco Gradoni, abbiamo tanti altri campioni che si sono fatti vedere e che hanno alzato veramente tanto il livello della classe. E da cui prendere esempio, e da questo esempio abbiamo iniziato a lavorare, cambiare i programmi, cambiare il tipo di attività, il tipo di allenamento per cercare di arrivare al loro livello. Quindi c'è stato un cambio di marcia, diciamo, cioè una generazione, quella dei Gradoni, anche mettiamoci Adriano, questo tipo di successi di questi anni hanno un po' fatto cambiare i programmi a voi circoli. Ci dici due o tre, diciamo, dettagli di come sono cambiati i programmi rispetto a prima, quelle due o tre cose che sono cambiate e come? Sicuramente la quantità degli allenamenti è assolutamente aumentata in proprio numero di giornate, ore di volo per i ragazzi, e la qualità anche è stata aumentata. Prima io allenavo, diciamo, tutti al circolo, dal primo entrato il primo giorno a quello che mi lottava per il campionato italiano. Adesso ci siamo suddivisi in tre allenatori, quindi tre gruppi per dare più qualità a ogni gruppo, ad ogni atleta, cercare di personalizzare il più possibile il programma per far crescere i ragazzi. Hai detto qualità e quantità, è un discorso importante e anche delicato per certi versi, perché questa crescita spasmodica anche delle ore di volo, come hai detto tu, chiaramente può avere delle controindicazioni, cioè non tutti possono tenere quel ritmo, no? Adesso Adriano è un caso di, come ho detto prima, pane e vela, cioè lui è veramente, tu non ti poni, penso, il problema di dire sto facendo troppe regate, penso troppo alla vela, c'è anche altro nella vita, cioè no, tu... Anzi, alcune volte, diciamo... Quando non ho tempo e per sbaglio c'è poco vento in una regata, dico, cavolo, potevo stare a Ostia, potevo stare in un altro posto e fare surf oppure fare wing, altra vela, ecco. Sempre vela. Molti ci hanno detto, alcuni ragazzi, questo era il resto della domanda, parlando, dice, noi andiamo meglio quando non pensiamo al risultato ma pensiamo a divertirci. Ovviamente il confine tra divertirsi e concentrarsi e fare le cose con tante ore di volo, allenarsi tanto e vincere, è quello che poi forse fa la differenza. Come si gestisce questo, proprio, no? questo diagramma, questo momento strano di passaggio per evitare poi di perdere i ragazzi, perché è giusto pure tenerne il maggior numero? Sicuramente i programmi devono essere il più personalizzati possibile, anche per dare ai ragazzi che, in cui il programma è stato cambiato, hanno aumentato le ore di volo e la qualità, e i ragazzi ci mettono molto impegno e di conseguenza vogliono vedere il risultato di questo loro impegno. Quindi assolutamente il bilanciamento è su questo, cioè mi alleno, lavoro, aumento quelle che sono le mie ore, il mio pensiero alla vela, però tra virgolette voglio vedermi anche migliorare nelle classifiche dopo gli eventi. Quindi molte volte si parla di vela
senza pensare ai risultati, ma il risultato dà un po' l'input, dà un po' là per continuare a dire faccio qualcosa di più, mi muovo un attimino di più. Adriano su questo è un esempio, io lo seguo anche sui vari social, è uno che pensa dalla mattina alla sera alla vela, se non c'è vento lo vedo nelle storie fuori in bicicletta, c'è un po' meno vento lo vedo in surf da onda, lo vedo col wing, lo vedo provare vari foil. Diciamo che è un po' un mezzo predestinato, ecco, adesso moglie. Chiedere a te qual è l'allenatore a cui ti ispiri e a cui vorresti assomigliare anche come carriera? Ma io ho avuto la fortuna nel mio corso di essere allenato da allenatori veramente forti, quali Walter Kolic, Vanja Mijic, nelle classi successive come il 420, il 470, dove ho fatto una campagna olimpica, e probabilmente quello a cui mi sono affezionato di più è il mio primo allenatore di Optimist, Walter Kolic, che ha raggiunto grandi successi nell'Optimist e che ancora mi sta dando qualche skill per poter progredire. Mi sembra giusto. E te invece chiedo qual è il velista a cui ti ispiri, o la velista, cioè come vorresti diventare? Beh, diciamo che una persona molto intraprendente è Ruggero Tita, che diciamo è riuscito a gestire al meglio la sua carriera. Adesso lo troviamo con appunto una medaglia olimpica oro, e secondo me ha fatto, penso, un'ottima strada, e vorrei percorrerla un po' come lui, scegliere nei momenti giusti cosa fare. Ciao Adriano, ciao Mattia, grazie. Ciao Fabio, grazie. Ciao.